Il Festival d'Internazionale si apre con un minuto di silenzio in memoria dei migranti vittime del mare al largo di Lampedusa per segnare il metro dal quale prende le mosse questa settima edizione. 3 giorni per scrivere e dibattere su un unico tema fondante, i diritti per tutti. Internazionale a Ferrara farà sentire dunque la voce di 198 ospiti da 30 paesi diversi per un totale di 106 incontri, 11 workshop e 7 grandi eventi. La circolazione delle informazioni e il diventare consapevoli di quello che succede è uno dei prerequisiti perché poi le cose possano migliorare. Nel nostro piccolissimo cerchiamo di fare ogni sforzo possibile proprio per fare questo, cioè per, come dire, aumentare le voci che parlano e migliorare la consapevolezza di chi decide di seguirci, che sia su carta, sul web o qui in questi 3 giorni a Ferrara. Insomma, credo che sia il ruolo di qualunque giornale o mezzo di informazione quello di, come dire, mettere a conoscenza i propri lettori e le proprie lettrici di quello che succede e anche, come dire, essere piazza, luogo di discussione, di scambio di idee, di punti di vista. Un festival che nel giro di pochi anni ha saputo creare un vero e proprio fenomeno che si radica e agisce dal cuore della provincia. Mai come in questi anni si è vista una partecipazione tanto massiccia di pubblico, segno evidente di quanto sia sentita l'esigenza di vedere, ascoltare e imparare. Questo in sé credo sia il messaggio più forte che possiamo dare, cioè quando si riescono a creare occasioni di incontro, di approfondimento, di scambio di idee, di discussione anche appassionata. È un buon esempio di quello che potrebbe essere e del fatto che, come dire, le cose, se si cerca di fare un piccolo sforzo, possono andare anche diversamente.